La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Care sorelle e cari fratelli, in questa notte santa celebriamo la nascita di Gesù in mezzo a noi, davanti a Lui che si umilia fino a diventare come uno di noi. Vogliamo con umiltà riconoscere i nostri peccati e invocare la misericordia di Dio. Signore, re della pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a ripiegare le pietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Thank you.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse in luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Nella tua paura e nelle tue chiusure, è la luce di Dio
che in Gesù vuole mostrarti il suo volto, pieno di amore, pronto a curare le tue ferite e quelle del mondo, pronto a chinarsi su di te e a prendersi cura della tua vita. Per questo è venuto nel mondo, è venuto in mezzo a noi, si è fatto uno di noi, condividendo la nostra condizione umana. Si fa piccolo con i piccoli, povero con i poveri, profugo con i profughi, abbandonato con gli abbandonati. Si fa tutto a tutti. Non possiamo accettare le tenebre che ci fanno chiudere in noi stessi, vivere nella paura di amare, di vivere con gli altri come fratelli e sorelle, di condividere la nostra vita, le nostre fatiche e le nostre gioie, nonostante questo tempo ci ponga tanti impedimenti. La luce viene nel mondo, non solo per noi, e illumina il mondo anche per noi, che facciamo fatica ad allargare lo sguardo oltre noi stessi e ciò che vediamo ogni giorno. Il Vangelo di Luca colloca la nascita di Gesù all'interno del grande impero romano, nomina l'imperatore Cesare Augusto e poi il governatore della provincia di Siria, che comprendeva anche la Palestina, la terra di Gesù. Chi si sarebbe accorto di quel bambino nato a Betlemme, nel grande impero romano, nato da una donna di Nazaret, povera, piccola, che non aveva trovato posto da nessuna parte? Ci fu un angelo, poi anche una stella, che con la parola e la luce condussero uomini diversi, i pastori e i magi d'Oriente, fino a Betlemme per incontrare Gesù. Oggi quella parola si rivolge a noi. Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per noi, per voi, un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Sì, questo bambino è gioia per chi lo incontra ed è segno. Segno di un mondo nuovo che inizia anche per noi, per ognuno di noi, per tu, per te che sei qui. Alzati, non avere paura. Abbandona le tue abitudini, la tua pigrizia, il tuo orgoglio. Fatti umile e vai a Betlemme, dove troverai quel segno che ti farà rialzare da te stesso e ti darà la possibilità di un nuovo inizio, un vero inizio, di una nuova vita rinnovata dall'amore di Dio. Non devi avere paura, non ti vuole imporre dei pesi, ne abbiamo già tanti, vuole anzitutto che tu cominci a prenderti cura di Lui. Ma come, ci si potrebbe chiedere, cari amici? Nel Vangelo proprio quel bambino ti darà una via sicura dove lo potrai incontrare ogni giorno e prendertene cura. Quando ebbe a dire: ogni volta che avete fatto una cosa sola uno di questi miei fratelli più piccoli, cioè all'affamato, all'assetato, allo straniero, a chi è nudo, al malato, al carcerato, l'avete fatta a me. Sono le sue parole. Gesù, infatti, è il piccolo tra i piccoli. Allora comprendiamo meglio il canto degli angeli sulla mangiatoia di Betlemme, quando si dice di una moltitudine dell'esercito celeste che cantava il Gloria. Sì, ci vuole un esercito, non certo armato di mitra o di missili, come si usa oggi. No, a Betlemme però
attorno al presente si raccoglie un esercito celeste, ma non per distruggere, non per umiliare, bensì per il bene e perché vinca l'amore di quel piccolo. Per questo gli angeli cantano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini che egli ama. Gloria e pace e infine amore. La gloria di Dio, care sorelle e fratelli, si realizza nella pace sulla terra. Ogni volta che noi siamo in pace, Dio si glorifica, Dio viene glorificato. E non lo glorificheremo allora con ori né argenti, ma con l'impegno a vivere in pace, a costruire la pace sulla terra, perché Egli ci ama. Noi oggi possiamo unirci a quella moltitudine per dare inizio alla nostra unica vera battaglia, quella per la pace e per l'amore. Forse ti potrebbe sembrare poco, ma guarda il mondo, quante guerre, quanta violenza, quanta povertà, quante sofferenze. Vedo qui davanti a noi dei nostri amici delle Filippine, che ancora una volta è stata colpita duramente da un ciclone che ha fatto tanta distruzione, tanta morte. Preghiamo anche per il vostro paese e per la vostra gente. Guardate il mondo, cari amici, non restate rannicchiati nel vostro piccolo mondo. Gesù viene a Betlemme con questo popolo, con i pastori e i magi, con Maria e Giuseppe, e tu stesso potrai trovare la pace e la potrai diffondere con generosità e con impegno. Troverai gioia allora e imparerai ad amare e a dare speranza agli altri, come Gesù ama te e noi tutti. Sii allora, in questo tempo, le braccia e il sorriso di Gesù, perché tutti, attraverso di te, possano vedere la luce di Dio nella loro vita. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e
credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, dopo aver ascoltato la parola di Dio, rivolgiamo la nostra preghiera a Lui con umiltà e insistenza perché l'ascolti e l'esaudisca. E insieme diciamo, ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché in questo tempo di tenebre il tuo Natale ci porta una grande luce di speranza. Disarma il cuore dei violenti e dona pace al mondo intero. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In questa santa notte, Signore, ti preghiamo di moltiplicare la gioia di quanti soffrono a causa della povertà. Ti affidiamo chi non ha casa, chi ha perso il lavoro, chi è anziano e solo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Come pastore, aiutaci, Signore, ad ascoltare fedelmente l'annuncio del Vangelo, a non temere di abbandonare le nostre abitudini ed a camminare con gioia e di sollecitudine verso di te. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Proteggi e benedici, Signore, il nostro Vescovo Ambrogio e sostienilo nel suo ministero. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, insegnaci ad accoglierti nelle nostre famiglie, tu che torni bambino in mezzo a noi. Dona ai piccoli ed ai giovani di crescere alla scuola del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Signore, le preghiere che ti abbiamo rivolto, le preghiere che sono nel cuore di ognuno di noi, e donaci di accogliere la tua luce perché possiamo comunicarla agli altri in una vita piena di amore e di solidarietà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti sia gradito, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, che veramente cosa vuole giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Diffusa su tutta la terra e qui convocata nella
nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo scambiatevi il dono della pace.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria e di vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione di recitare insieme la preghiera che avete ricevuto, vorrei salutarvi, fare gli auguri di Buon Natale a tutti voi, voi al sindaco, tutti voi che siete qui, e vi auguro che sia un Natale in cui diffondere la luce di Dio, di Gesù, con amore, con simpatia. Abbiamo tutti bisogno guardare gli altri non in faccia, perché non li possiamo guardare, ma guardarci negli occhi e capire che ognuno di noi ha bisogno della vicinanza, della solidarietà, dell'amore degli altri. Se ognuno di noi impara a fare un passo verso gli altri, certamente prepareremo un mondo migliore di quello che ci lasciamo alle spalle. Ci affidiamo al Signore tutti coloro che soffrono, soprattutto in questo tempo. Recitiamo insieme la preghiera del Natale. Signore Gesù, in questo Natale vuoi tornare nelle nostre città piccole e debole, fatto uomo, uno di noi, per condividere le fatiche e le gioie della condizione umana. Ci rivolgiamo a te in questo tempo di dolore, attraverso le strade del mondo come hai fatto nella tua terra, con la tua compassione, la tua forza di amore e di guarigione. Sostieni i poveri, guarisci i malati, consola gli anziani, salva i profughi, stai vicino ai piccoli e ai giovani, sii sostegno delle famiglie. O Signore, che alla tua nascita hai ascoltato il canto di pace degli angeli, libera il mondo dalla guerra, radica l'odio dai paesi e dai popoli, allontana dai cuori la tentazione della violenza. O Gesù, nato tra le greggi di fieno, sotto un cielo di stelle, rendici custodi del creato che hai voluto come casa comune in cui vivere come fratelli e sorelle. O Signore, ci affidiamo a te come tuo popolo, per essere segno di unità e di armonia durante questo tempo che mette paura e rende egoisti, che isola e crea solitudine. Rendici parte della famiglia di Nazareth, perché ti accogliamo con Maria e Giuseppe, con i pastori e i magi provenienti, per gioire insieme e cantare la gloria di Dio Padre da ora e sempre. Amen. E ora invochiamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Inalza il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male, illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi concede il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea Celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.